Oggi volevo trattare con voi un argomento molto interessante relativamente al ricongiungimento familiare. Innanzitutto volevo capire quali sono le categorie per cui può essere chiesto il ricongiungimento familiare e soprattutto vorrei specificare che cosa vuol dire una dicitura, ossia a carico. Allora, partiamo dal presupposto che si può fare il ricongiungimento familiare senza nessun tipo di problema per il coniuge, per i figli maggiorenni solo se a carico, per i genitori sotto i 65 anni sia a carico, si può fare per gli ultra 65 anni relativamente ai genitori e i figli minori se non sono coniugati. Ora volevo fare una specifica relativamente al a carico. Per quanto riguarda i genitori e i figli, quindi i genitori entro i 65 anni e i figli maggiorenni a carico, per a carico si intende non che non lavorino e quindi i genitori gli danno soldi o quindi inviano soldi nel paese in cui loro attualmente sono, ma a carico vuol dire che hanno un problema, spesso di natura psicologica o fisica, che non gli consente di poter provvedere a se stessi, ok? Spesso venite nei nostri studi e dite: come mai io ho fatto il ricongiungimento familiare per mia figlia maggiorenne, per mio figlio maggiorenne o per mia mamma o mio papà che hanno meno di 65 anni se sono a carico? Ma in che senso a carico, chiediamo noi? A carico nel senso che io gli devo mandare tutti i mesi i soldi, quindi loro non lavorano e sono a carico mio. Non vuol dire questo. A carico non vuol dire che loro non lavorano. A carico vuol dire che loro non possono lavorare, non che non trovano lavoro, che loro non possono prendere le situazioni loro personali di natura fisica e psicologica. Quindi che cosa chiede nel momento in cui si fa un ricongiungimento familiare per queste due categorie di genitori e figli a carico? Il portale chiede un certificato medico in cui appunto si va a specificare qual è la tipologia di patologia per cui sono a carico, ok? Quindi capiamo bene, a carico non vuol dire che non lavorano, a carico vuol dire che non possono lavorare perché un certificato medico dice che non possono lavorare. Questa è una cosa molto importante, quindi non fate richieste di ricongiungimento familiare per persone a carico pensando che a carico vuol dire non lavoro, perché altrimenti sicuramente la nostra non uscirà. Spero di esservi stata d'aiuto, vi metto qua sotto la dicitura di cosa vuol dire a carico e se avete ulteriori domande scrivetemi nei commenti, nei messaggi, così io vi risponderò man mano, ok? E cercheremo di fare delle mini consulenze online e diamo la possibilità a tutti di poterle ascoltare. A presto, la dottoressa Diurno, mi raccomando, seguite Io Straniero.